quest'anno, come gli anni precedenti, si celebra questa rappresentazione del Giovedì Santo, che è un evento assolutamente importante. Noi cerchiamo di sostenere tutte quelle manifestazioni che hanno tre requisiti importanti. Uno è quello della promozione del territorio, il rilancio del turismo e anche la sostenibilità di quelle che sono le attività commerciali della città. E la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo, proprio lo sapete benissimo, attira centinaia, se non migliaia e migliaia di persone che provengono da tutta Italia e anche oltre il confine del nostro territorio nazionale, quindi questo porta turisti nella nostra città. Di tutto questo ne beneficia la città in termini anche di ricettività, di turismo, e anche ne beneficiano tutti gli operatori del settore. Quindi non possiamo che essere intanto orgogliosi, lo siamo per la storia di questa manifestazione, lo siamo in quanto amministratori di questa città, e quest'anno abbiamo voluto anche sostenerla economicamente per fare in modo che anche tutte quelle persone che non possono venire a Marsala possono anche collegarsi, perché la manifestazione, grazie agli organizzatori, verrà trasmessa anche via streaming attraverso diversi canali, anche canali social. Ci sarà anche uno schermo gigante che sarà allestito nella nostra Piazza della Repubblica, quindi viene dato a tutti la possibilità di guardare una manifestazione così importante, che dà assolutamente lustro alla città. Ci sarà anche una mostra fotografica che sarà allestita, come per gli anni precedenti, presso il nostro Palazzo 7 Aprile, che sarà presente, intanto ripercorrerà tutti gli scatti, i migliori scatti della processione dello scorso anno, e sarà lì allestita per un periodo che va dal 31 marzo fino al 9 aprile. Quindi invito tutti, diciamo, i presenti nel territorio a visitarla, perché è davvero, davvero interessante. Il 6 aprile, dalle ore 13 in diretta streaming, Giovedì Santo a Marsala 2023. Giovedì Santo a Marsala 2023, un'emozione da vivere.